Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 12. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Stagione 12, episodio 137. 2 oltre 2 ed il potere aereo. Lockheed F-104 contro Northrop F-5F-20. Ciao, benvenuti in un altro episodio di mio podcast. È di questo che andiamo a parlare. 2 oltre 2 ed il potere aereo. Lockheed F-104 contro Northrop F-5F-20. Il link della bloggata che proviene dal mio radar lo trovate in descrizione, quindi se volete andare ad espandere questo tema potete, diciamo, andare a cliccare a vedere la bloggata, che è del 22 ottobre del 2017. Dunque, cosa vi posso raccontare io in questa breve, diciamo, mia puntata, episodio di mio podcasting? C'è un'interessantissima conferenza sul dominio dell'aria dal punto di vista storico che io vi invito ad andare a visionare sul mio blog. È in italiano e spiega benissimo praticamente la letteratura militare di Giulio II sul potere aereo. Dunque, passiamo alla seconda parte del tema, perché, diciamo, per quanto riguarda 2 oltre 2 e il potere aereo, ecco, la conferenza dice già tutto. C'è anche il link per scaricare praticamente il libro di Giulio II, Il dominio dell'aria, per darci una sbirciatina, che ebbe anche a prevedere praticamente tante cose che poi accaddero nella guerra fredda. L'unica cosa di D2 non ebbe a, diciamo, a prevedere lo sviluppo della missilistica, ma a parte questo, per il resto, per il potere aereo, ci aveva azzeccato. Ecco, Lockheed F-104, il primo volo lo fece il prototipo nel 1954, entrò in servizio nel 1958 con l'USAF. L'aereo si dimostrò subito pieno di difetti aerodinamici. Fu radiato nel 1959, quindi praticamente dopo 4 anni dal primo volo e dopo un anno praticamente dall'entrata in servizio, perché l'USAF andò a preferire l'F-106. L'F-104 fu spedito in Vietnam nel 1967 e ebbe a subire 14 abbattimenti, quindi fece proprio male in un contesto di guerra. Talon T-38, il primo volo lo fece nel 1959, era un bimotore a getto da addestramento con capacità supersonica, prodotto dall'azienda Northrop Corporation. Nel 1963 però fu introdotto l'F-104 in Italia e fu una decisione molto strana quella che fu presa dall'aviazione militare italiana sulla scelta dell'F-104. Vediamo il perché. L'F-5AB, modello F-5A e F-5B, nel 1962, quindi un anno prima dell'introduzione dell'F-104, non aveva un radar, era un caccia simile agli F-86 e P-80 e doveva essere vettorizzato via radio dai radar di terra per compiere l'intercettazione. Come l'F-104, perché l'avionica dell'F-104 è sempre stata scadente. Però l'F-5A e l'F-5B aveva un'ottima manovrabilità ed era solitamente utilizzato per il supporto aereo tattico. Il Northrop F-5A e F-5B fu spedito in Vietnam nel 65 e subì solo 2 abbattimenti contro i 14 che ebbe a subire l'F-104. Quindi evidentemente in un vero contesto di guerra l'F-5A e l'F-5B si comportarono molto 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 meglio dell'F-104. Infatti l'F-104 dimostrò nel 1963 già, diciamo, la sua scarsa avionica. Era dotato di un radar ANSG-14 di portata di solo 12,5 km. E questa portata del radar era insufficiente per effettuare, diciamo, una vera e propria intercettazione. Inoltre aveva un payload, quindi la possibilità di
attacchi per, diciamo, agganci per missili e serbatoi supplementari molto ridotto, e poteva portare molto meno peso, molto meno carico di quanto poteva portare l'F5A e l'F5B. Nel 1962, sempre un anno prima dell'introduzione in Italia nel 1963 dell'F-104, Kennedy aveva spinto il Freedom Fighter, in particolar modo la piattaforma Northrop F-5, andando a proporre gli F-5E. Fu strano che l'aviazione militare italiana non si fosse accorta dell'F-5E, che era molto meglio dell'F-5A e dell'F-5B. Fu strano che al Ministero della Difesa non si fossero accorti dell'F-5E. Tanto per dire, è vero che l'F-104S aveva una velocità di Mach 2 con un'accelerazione di 244 metri al secondo e una tangenza, quindi una quota massima di 15.000 metri, però aveva un'autonomia di soli 770 km con un 7 punti di attacco per un peso massimo trasportabile di 1814 kg, con una manovrabilità molto scarsa agli alti angoli di attacco. Inoltre aveva gravi difetti aerodinamici che costringevano il pilota a guidare il velivolo seguendo strettissimi vincoli tecnici e una quasi totale assenza di avionica, con un payload, quindi una possibilità di carico e peso massimo molto basso. L'F5E è vero che era veloce solo 1,6 Mach, mentre l'F104 era più veloce e raggiungeva Mach 2, però in un contesto di guerra reale del Vietnam la super velocità di Mach 2 non fu mai utilizzata, e infatti, diciamo, l'F104 ebbe a cascare, 14 velivoli cascarono giù in Vietnam, mentre dell'F5E, che andava più piano, ne cascò solo 2 perché era molto più manovrabile. Accelerazione, ecco, l'accelerazione c'era a 175 metri al secondo l'F5E, un pochino più lento dell'F104 che aveva 244 metri al secondo, però non era poi così più tanto lento rispetto, non c'era poi molta differenza tra l'F104S e l'F5E. Come tangenza, praticamente addirittura l'F5E poteva arrivare, quindi fare quota molto di più, 15.800 metri contro i soli 15.000 metri dell'F104, quindi l'F5E poteva volare 800 metri in più in alto dell'F104. Ma soprattutto era l'autonomia, l'F104 c'aveva solo 670 km, l'F5 1406 km, quindi fate il conto, 670 moltiplicate per 2, più del doppio. Inoltre l'F5 c'aveva 7 punti di attacco, come l'F104, ma mentre l'F104 poteva portare solo 1814 kg di peso, l'F5 potrà portare 3800 kg di armamento, quindi praticamente il doppio del praticamente peso utile. Quindi, oltre a fare più quota e avere più del doppio dell'autonomia, poteva portare il doppio degli armamenti che poteva portare un F104. Inoltre c'aveva una manovrabilità ottima l'F5 e non aveva tutti i difetti aerodinamici che invece aveva l'F104S, che costringeva i piloti a seguire strettissimi vincoli tecnici pena trovarsi l'aereo in stallo. Ecco, considerando che l'F5 non aveva i gravi difetti aerodinamici dell'F104, c'è da chiedersi perché l'Allami decisero di continuare, l'aviazione militare italiana decise di continuare a puntare sul bidone difettoso dello Starfighter, che infatti ci fu anche praticamente un aggiornamento. Ora, la cosa completamente folle è che mentre l'F5 poteva atterrare in caso di guerra nucleare sulle superstrade e sulle autostrade, perché gli serviva pochi metri per il decollo e pochi, diciamo, metri sia per l'atterraggio che per il decollo, l'F104 non era capace di atterrare praticamente in caso di guerra sulle autostrade e praticamente su queste strade. Questo perché durante la guerra fredda i russi avevano gli SS-20, avrebbero lanciato i missili su tutti gli aeroporti e avrebbero distrutto tutti gli aeroporti. Quindi gli F-104 negli aeroporti militari, se non fossero decollati, sarebbero stati distrutti al suolo,
una volta in volo potevano combattere, però poi, finito il carburante e le munizioni, gli F-104 dovevano atterrare. Siccome gli aeroporti sarebbero stati tutti selvaggiamente distrutti dagli SS-20, non ci sarebbe stato più spazio dove atterrare. Quindi, senza carburante e senza armi, gli F-104 poi sarebbero cascati come mosche, non avendo potuto, diciamo, non potendo atterrare nelle autostrade e nelle superstrade, perché gli occorreva, diciamo, uno spazio di atterraggio e di decollo molto più lungo di quello che invece era possibile sfruttare, diciamo, sulle autostrade diritte nei rettilinei, e dove invece gli F5 avrebbero potuto atterrare. Quindi al primo colpo sarebbero arrivati i missili russi, avrebbero distrutto tutti gli aeroporti. I velivoli che fossero italiani, che fossero riusciti a decollare, avrebbero potuto combattere, poi mentre gli Northrop F5 avrebbero potuto atterrare sulle superstrade e sulle autostrade, riempiendosi di carburante e di nuovi missili per poter ritornare a combattere e a fermare i tanti aerei sovietici, che ce n'erano molto di più degli aerei della NATO. Gli F-104 non avrebbero potuto atterrare sulle autostrade e superstrade, perché, diciamo, i rettilinei che c'erano erano troppo corti e gli F-104 avevano bisogno degli aeroporti, di piste più lunghe, quindi rettilinee più lunghi. Quindi, una volta decollati, avrebbero combattuto una volta sola e poi sarebbero cascati come mosche senza rimanere. L'Italia sarebbe rimasta senza un potere aereo. Se volete approfondire questa cosa, lo potete andare a trovare il link sulla mia bloggata, dove appunto c'era l'Harrier e anche il Sabercat Jaguar, oltre all'F5 Northrop e il G91, che permettevano di fare appunto queste cose, erano resilienti ad un attacco nucleare. Inoltre, che cosa c'è da dire? Ecco, c'è da dire che il radar dell'F-104 aveva una gittata, quell'aggiornamento successivo che fu fatto all'F-104 Starfighter con il radar APQ-153. Il radar dell'F-104 aveva un radar NASAR R21G, praticamente poco diverso dal modello F-104, mentre l'F-104S era la versione Starfighter aggiornata, ma aveva una gittata inferiore rispetto alla gittata del missile Sparrow e Aspide, perché il radar vedeva a circa 10 km, non poco più di 10 km, mentre i missili arrivavano a gittata di 20 km, quindi non si sfruttava tutte le capacità del missile. A differenza del radar dell'F5E, che aveva un radar APQ-153 con una gittata di 20 miglia nautiche, cioè 37 km, il radar dell'F5E vedeva 37 km in avanti, contro i 10 km che vedeva in avanti lo Starfighter F-104S. Ora, siccome i missili Aspide e Sparrow avevano una gittata di 40 km, anche uno scemo capisce che l'F-104S, con un radar di 10 km, di vista a 10 km, sfruttava a metà la gittata dei missili, mentre con l'F-5E, con un radar con una portata di 37 km, avrebbe sfruttato quasi al 90% le capacità della gittata dei missili Sparrow e Aspide, cioè sparare da più lontano invece che sparare da più vicino, finendo per esporsi anche ai missili sovietici. Ecco, la mia bloggata continua dicendo altre cazzate che l'aviazione militare italiana ha fatto nell'acquisto poi del AMX, che finirono praticamente Ghibli, finirono messi a terra dalla magistratura perché gli aerei erano difettosi, oltre alle catombe di piloti che con il tempo l'F-104S fece affare. Quindi gli aerei che avevano cedimenti strutturali, cascavano le ali, si stroncavano in due, li cascavano a timoni, cioè praticamente cascavano da soli, e ci fu un'ecatombe di piloti di F-104S che costava più il pilota per tirare su, far studiare, addestrare e mantenere in servizio un pilota, di quanto costasse praticamente la perdita di una macchina ormai obsoleta. E poi la bloggata continua sul poker finanziario del Lockheed F-35,
che adesso non vi sto a sintetizzare, se siete interessati ve la potete andare a approfondire, dove si parla bene del Northrop F-20 che avrebbe potuto essere portato in Italia, che è contemporaneo praticamente allo sviluppo del, a grosso modo, dell'aggiornamento F-104S, e avrebbe potuto essere costruito in Italia il Northrop F-20 e poi venduto in tutto il mondo con la lira svalutata. Ma diciamo, l'F-20 sarebbe stato un velivolo decisamente molto buono e che non avrebbe prodotto tutti quei danni che ha fatto sia gli MX Ghibli quanto praticamente i F-104S. Se volete andare a approfondire questa bloggata, il link lo trovate in descrizione. Lockheed F-104 contro Northrop F-5 e Northrop F-20. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.